quattro cavalieri che hanno unito i loro sforzi con gli intenti battaglieri di impedir che si divorzi. C'è Andreotti, c'è Lombardi, ci son Zetta ed Almirante. Hanno levato gli stendardi, hanno squillato l'olifante. Andreotti si è già armato prima di partire al trotto con il suo scudo crociato. Lui ha cambiato il mondo, la libertà era incisa e scomparsa dal suo posto è stampata alla divisa referendum, referendum a ogni costo. Gli procura mille affanni non sedere più al governo, vi ha seduto per vent'anni, siede ancora in quell'odierno. Non si può dargli lo sfratto che il sedere non perdona, quando essendo già fatto resta senza una poltrona. Esser privo del potere che da sempre gli conobbe gli darebbe dispiacere, gli starebbe sulle coppe. Fin da giovane a De Gasperi lui reggeva la cartella, nulla c'è che più lo esasperi che star fuori a far flamella. E ricorda con sollazzo quando in tempi un po' lontani al raduno di Arcinazzo si abbracciava con Graziani. E ricorda ancora la scena di quando ebbe decretato di donarlo a Maddalena alle basi della NATO. Lo solletica l'idea che la grossa paraonda che sto referendum crea lo riporti in cresta all'onda. Andreotti con Pompilio vuole rientrare dalla finestra a presiedere il consiglio di un governo tutto a destra. Sono quattro cavalieri che hanno unito i loro sforzi con gli intenti battaglieri di impedir che si divorzi. C'è Andreotti e c'è Lombardi, ci son Zetta ed Almirante. Han levato gli stendardi, han squillato l'olifante. Ecco s'avanza uno strano soldato, viene da occidente d'ormai molte lune, ha sulle spalle un soprabito usato, monta il destriero del luogo comune. I suoi figli son lì a mezza strada, dai baciabile e i dinamitardi, e chi comanda sta bella testata risponde al nome di Gabriel Lombardi. Ecco s'avanza minacciosa la maggioranza silenziosa, ecco s'avanza la silenziosa maggioranza. Raccogliere firme è la sua gran passione, contro il divorzio si è messo d'impegno e ne ha raccolte all'incirca 1 milione, più qualche altra in calce un assegno. Le firme buone per Gabriel Lombardi non sono molte, raccolte a milioni.
cabriolo parti, parecchi ricchi hanno fatto la ressa per ben proteggere i propri miliardi. La svolta destra va bene una messa per sti cattoli, siamo nazione, e solo quella quotata alla borsa che ti può rendere qualche milione se quando aumenta la vendita. Ecco avanza la centralista, la minoranza corse d'esta, ora campare il manifesto, che il referendum è pretesto. La minoranza che fu silenziosa, ha rotto infine il silenzio pesante, e per riuscire vi è più rumorosa. Parli per alto parlante, fa utilizzare dai propri proseliti, alto parlanti di mare che assai buone, alto parlanti di tipo high fidelity, prodotti dalla voce del padrone. Orca in silenzio hanno spezzato i componenti di quel gregge, risuona per tutto il creato come l'orrore di scorrere. Sono quattro cavalieri che hanno unito i loro sforzi con gli intenti battaglieri di impedir che si divorzi. C'è Andreotti e c'è Lombardi, ci son Cetta e Valmirante, han levato gli stendardi, han squillato il loro olifante. Per fare un referendum e partir bene attrezzati, i promotori e i loro paladini hanno recuperato tutti quanti i residuati, compresi i fondi di tutti i magazzini, i fondi di caffè, le carabattole in soffitta, i panni vecchi e la minestra fredda, gli scuri di bottiglia, le tappate d'aria fritta, e lì il vecchio Zeppetta. Lo ha recuperato dentro un sacco di immondizie, lasciato in una vecchia sacrestia, perché persino la chiesa per le feste natalizie lo aveva già dovuto buttar via. Accanto ero vistato in mezzo ai tuoli di miasma, tra vecchie latte e vecchie cassonole, che all'improvviso si sentì una voce di fantasma, gridar con furia Dio lo vuole. Ed era il vecchio Getta riesumato all'occasione, dai vecchi tempi della guerra fredda, perché per la guerra che si vuol dire religione, quello che occorre è proprio il vecchio Getta, lo scudo che gli impugna per ragioni tutte sue, porta una croce per un tantino sporca, di cui le quattro braccia sono ridotte solo a due, che raffigurano la forca. Ci che furono sue creazioni, soffrono ormai di sclerosi arteriosa, e hanno dovute fare delle nuove riedizioni, che sono la maggioranza silenziosa, nemmeno più la chiesa potrà oggi il desiderio di dargli corda e di chiamarli in causa, perché hanno superato ormai l'età del primo tempio, e quella con la prima pausa. Sono ammucchiati in periferia e possono suscitare ancora un poco di interesse. Sono nel campo dell'ecologia, attirano le mosche ed inquinano l'ambiente. Con tutti quanti rischi risaputi, occorre che se ne occupi il servizio competente di smaltimento dei rifiuti. Sono quattro cavalieri che hanno unito i loro sforzi con gli intenti battaglieri di impedir che si divorzi.
c'è Andreotti e c'è Lombardi, ci c'è Zetta ed Ammirante. Han levato gli stendardi, han squillato l'olifante. A riunire insieme tutte quante le virtù degli altri cavalieri, questo è il quarto che Giorgio Almirante, capo del reparto bombardieri, di Andreotti c'ha la tolleranza di trattare quei corpi separati, rimanendo in essi la speranza di portare un giorno in piazza i carri armati. Con Lombardi invece c'è in comune la perizia di raccogliere soldi e di utilizzare sto volume per portare in piazza i manigoldi quello che lo lega al vecchio Getta e la grande torbida passione che ti nutre per la guerra fredda, mascherata in guerra per la religione. Ma dagli altri il fatto lo distingue, quello d'essere l'unico ed il solo, stando ai denti delle male lingue, a sapere trattare col ricordo, porta lancia, spada ed armatura, perché vuol che tutti lo si creda, solo un capitano di ventura, mentre invece il capitano che di fredda ha scoperto un ottimo canale che può dare dei soldi ed un consenso. Basta diventare clericale e far finta di onorare l'incenso, divorzio poi lui se ne frega, tanto più che già presi due mogli, ma si sa la vita è la bottega e rega, e a sto mondo ciò che per conto il portafogli. E oggi volte verso l'ordinato per una famiglia più cristiana, è lo stesso che l'ha già pagato per le bombe di piazza Fontana, e che lo pagò già l'altro ieri per quei fucilasse i partigiani, che per voi fa parte dei doveri dei cattolici apostolici romani. Questi